Allora, intanto ciao a tutti. Sto facendo le solite manovre iniziali di condivisione che vanno fatte quando inizio non riesco a farle prima. Intanto vi chiedo, per chi è collegato, se vedete un po' meglio rispetto all'altra volta, che ho un po' cambiato delle cose. Ciao Beatrice! Ciao Raffaella! Ditemi se vedete un po' meglio la qualità dell'immagine. Allora. Dunque, tanto condividi. Ok, questo dovremmo essere riusciti a fare. Poi lo mettiamo. Sì, meglio. Oh, bene, bene, sono contenta che ce l'abbiamo fatta. Poi lo mettiamo nelle varie pagine. Se intanto volete aiutarmi a condividerla anche voi, come al solito, questo ci aiuta a diffondere tutte queste teorie, queste pratiche. Ok, poi ci siamo quasi. E voilà. Bene, intanto ciao Cecilia, ciao Loris, ciao Laura, ciao Daniela, ciao Lucia, ciao Laura, ciao a tutti. E per chi mi chiede come sto, che ha letto magari le cose che scrivevo questi giorni, sto bene. Di solito uno dice: oh, ho passato tempi migliori, ma no, nel senso, non, quello che mi è successo è qualcosa di molto bello. Anche negli aspetti più faticosi, dolorosi, c'è secondo me molta bellezza. È successo che ho vissuto come possiamo dire senza non dire, senza dire, ho vissuto un episodio infelice rispetto a una relazione. Non si tratta di Michele, del mio compagno, e questa cosa mi ha molto molto ferita, e in questo grande dolore ho ritrovato un dolore antico. Quindi qui una piccola nota autobiografica che si intreccia con quello che è poi il meccanismo che abbiamo tutti, che poi oggi verrà fuori. Quindi forse non a caso ho avuto questa esperienza prima di questo incontro, e questa esperienza ha fatto saltare proprio la data dell'incontro, perché poi sono stata male. La questione è che quando noi ci troviamo all'interno di alcune situazioni che ci vanno a toccare delle emozioni, queste emozioni possono creare delle combo con alcune emozioni del nostro passato, con alcune emozioni della nostra storia. Angela, se non vedi, non senti, penso che sia forse a parte che se non vedi e non senti, è anche inutile che parlo, però credo che dipenda dal tuo computer, credo che gli altri riescano a sentire. Se c'è qualcosa, ditemelo. Quindi dicevo che alcune delle esperienze che noi viviamo vanno a creare delle combo con delle storie passate. Quindi a volte ci capitano degli episodi nella quotidianità a cui noi diamo un valore, un peso, una gravità enorme, dilaniante, quando poi, fermandoci, ci rendiamo conto che quell'esperienza, quel vissuto, è andato solo a solleticare qualcosa che già c'era e c'era da molto tempo. Quindi quello che è successo questi giorni è che questo episodio, che comunque nella sua oggettività è stato dal mio punto di vista molto spiacevole, in cui mi sono molto sentita ferita, al tempo stesso mi ha dato la possibilità di fare luce su qualcosa che stava lì, si stava da tanto e che ho vissuto come un grande dono. Quindi ecco, per questo dicevo, non mi piace la frase, ci sono stati momenti in cui stavo meglio, perché anche se sono stata male fisicamente, emotivamente, perché poi il corpo va dietro al pensiero. Per farvi capire, io questi giorni ho avuto problemi ai reni, mi sono venuti degli herpes, mi sono ferite tutte le labbra. La tematica era la paura e il dire, il non dire. La verità, la non verità, la chiarezza e la paura. Quindi il rene si è subito infiammato e la bocca anche ha risposto. Potrei anche nella vita, lo so perfettamente, omettere tutta una serie di dettagli, di cose che mi accadono. Però in tutta sincerità, io ve lo dico come se stessi parlando in una stanza con altre persone, cioè. Poi a un certo punto, dopo che fai anche tanti webinar,
tanti Zoom, tante volte davanti alla telecamera a registrare video. Penso che sviluppi anche una forma di psicosi. Comunque, per me è importante dire queste cose e raccontarle, non perché voglio farvi partecipi di tutte le sfumature della mia vita, ma perché credo che sia importante andare a sciogliere quelli che possono essere tabù legati al dolore, a sciogliere quelli che possono essere, a mostrare in maniera poetica, in maniera emotivamente densa, quelle che sono anche le complessità della vita. E le complessità della vita ci stanno solo ricordando che c'è qualcosa che dobbiamo sciogliere, c'è qualcosa che possiamo sciogliere, che siamo tremendamente vivi, e questa è una notizia bellissima, e che stiamo ancora crescendo e che dobbiamo fare molta attenzione quando viviamo delle relazioni, che siano esse sentimentali, di amicizia, lavorative. Dobbiamo fare molta attenzione alle dinamiche che stiamo mettendo in atto, che di solito, a cui di solito ne diamo delle letture superficiali, ma c'è sempre qualcosa di più grosso che sta dietro. E se vogliamo, perché questo è un atto della volontà, possiamo assumerci la nostra parte di responsabilità nel capire quale della mia storia, quale porzione della mia storia ha innescato questo meccanismo, quale porzione della mia storia mi ha spinto in questa direzione. Maddalena, Rene che fa le bizze e non sapere come dire le cose, presente? Sì. Il rene è legato sì alla paura, alla minaccia, alla cistite anche, è un marcare il territorio, è un andare a, come fanno gli animali, tu metti la tua pipì in giro, che ovviamente gli umani non fanno questo, però per dire la simbologia. E quando i reni si attivano e partono i dolori, di solito c'è qualche grande paura, c'è qualche grande senso di minaccia. Ma veniamo all'incontro di oggi. In realtà, ripeto, sembra che si siano intrecciati per caso questi argomenti, ecco, quello che io ho vissuto e quello che sto vivendo. E la tematica di oggi è forse un caso, forse sarei riuscita anche a estrarre con qualsiasi altro argomento, non lo so. Comunque ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto, mi avete mandato tanti messaggi e veramente grazie. È bello sentirsi accolti. Ma venendo a noi, io come al solito faccio i miei ringraziamenti al comune di Osimo, all'amministrazione, faccio i miei ringraziamenti in particolare a Alex Andreoli, che è l'assessore all'istruzione, che ha permesso e concesso questo evento, che era inizialmente rivolto alla città di Osimo e per fortuna, sfortuna, il Covid ci ha costretto a farlo online. E quindi rendendolo un appuntamento virtuale ci permette di arrivare a molte più persone. Come dicevo anche le altre volte, per me è molto importante riuscire a fare un lavoro di prevenzione pedagogica. Infatti il titolo è Se solo l'avessi saputo prima, perché una delle frasi che sento dire più spesso. E siccome è importante la prevenzione pedagogica, è importante riuscire a diffondere il più possibile. Quindi se volete condividere questo video sulle vostre pagine, riusciamo ad arrivare, riusciamo a moltiplicare quelle che possono essere poi le persone che potranno accedere a questa visione, potranno accedere a questi strumenti, che non sono miei strumenti, sono semplicemente strumenti che pesco dalla psicologia evolutiva, dalla pedagogia e cerco di mescolare con un linguaggio popolare, attuale, per renderlo e sostenere i bambini. Quindi grazie a Alex Andreoli, grazie al sindaco Simone Pugnaloni che comunque ci ha aiutato anche lui. Detto questo, arriviamo all'argomento preciso. Oggi si parla di teoria dell'attaccamento. Allora, leggo un attimo questo commento. Grazie per la condivisione della tua vita personale. Sono contenta che sia entrata nella nostra vita e sempre più sarai presente. Da settembre i miei 4 figli saranno a serendipità. Bene, Daniela, allora ho associato un volto a questa famiglia molto grande che mi aveva sicuramente incuriosita e c'è grandissima attesa. Quindi grazie, Daniela, non vedo l'ora di incontrarvi. Quindi stavo dicendo che oggi parleremo della teoria dell'attaccamento. È il nostro terzo incontro, abbiamo parlato delle emozioni in gravidanza, abbiamo parlato del parto, del sonno del bambino. Vi ricordo, come al solito, di fare, se avete domande potete fare commenti, ripeto, considerate come se fossimo nella stessa stanza. Quindi qualsiasi cosa alzate la mano, chiedete, perché questo incontro è per voi.
non è per me, è assolutamente per riuscire a sostenervi, per cui potete portare qualsiasi tipo di riflessione, sarà un arricchimento per tutti. La teoria dell'attaccamento è una teoria a me molto cara. Io non so quante volte in un anno la rileggo, la ripeto, e continuo a credere che sia una delle più importanti, continuo a credere che sia proprio non solo l'ABC, ma che debba essere quasi resa obbligatoria, senza atti coercitivi, senza alcun tipo di violenza, però dovremmo tutti conoscerla, ma a maggior ragione, secondo me, dovrebbero conoscerla tantissimo tutti gli operatori che lavorano, non so, nei reparti di ginecologia, nei reparti di maternità, cioè tutte le persone che hanno a che fare con i neonati. Chi ha a che fare con i neonati, chi ha a che fare con i bambini al di sotto dei 2 anni di età, deve assolutamente sapere di cosa stiamo parlando. Perché quando si parla di neonato, non bastano quelle che sono le competenze fisiologiche. Bisogna soprattutto sapere come si costruisce la sua identità, come lui costruisce un senso di appartenenza, come lui costruisce un senso di sicurezza e come questa va a incidere nella relazione con i genitori. Nella relazione sì, con i genitori e poi con se stesso, cioè come questo va a influenzare la sua vita. Nella descrizione della serata di oggi, quando avevo preparato oggi pomeriggio il broadcast, e avevo scritto che questo incontro non è solo per chi ha figli, assolutamente, questo è per chi ha figli, per chi non ha figli, per chi non avrà mai intenzione di fare figli, per chi gli stanno antipatici i bambini, perché esistono anche questi, sapete, ci sono le child free zone, una cosa del genere. Questo incontro è per chi è anziano, è per chi lavora con i bambini, poi ovviamente, è per tutti noi, perché tutti siamo passati attraverso l'infanzia, che lo vogliamo o meno ci è toccata. Chi se l'è vissuta come un sequestro di persona e chi se l'è vissuta come una meravigliosa spa, una meravigliosa vacanza, e riuscire a ritornare lì, riuscire ad affacciarci al cortile della nostra infanzia, della nostra esperienza infantile, ci può dare moltissimi spunti di riflessione sul cosa noi stiamo facendo, perché ci stiamo muovendo in un certo modo, perché abbiamo delle sensazioni, delle percezioni, degli istinti, ci può dare veramente tantissime indicazioni sul presente, quindi ci può aiutare ad aumentare il nostro grado di consapevolezza. E le persone più sono consapevoli, più sono, secondo me, portatrici di pace, portatrici di armonia. Io, ad esempio, ho molta paura delle persone inconsapevoli, ho molta paura di chi non ha assolutamente consapevolezza di quello che gli avviene dentro. Una persona inconsapevole, arrabbiata, può diventare feroce, può diventare rabbiosa, può diventare accecata dal proprio dolore, che, come vi avevo raccontato all'inizio, rispetto a quello che era il piccolo evento autobiografico, ogni situazione che ci accade attiva qualcosa del nostro passato, e se io di fronte a questo ne sono completamente inconsapevole, allora sono una bomba d'orologeria, posso diventare una bomba d'orologeria. Per me la pedagogia è davvero uno strumento di rivoluzione sociale, di rivoluzione popolare. Quindi, ritornando alla teoria dell'attaccamento, vi dicevo che è fondamentale conoscerla, quindi dopo che avevo fatto tutto questo pippone su quanto è importante, tutti dovrebbero saperla, dovrebbero darci fumetti appena nascono i bambini, dove se la leggiamo in 4 righe la capiamo, capendo tutte quelle che sono le strategie, in cosa consiste, che significa teoria dell'attaccamento? Allora, la nota intanto teorica, la nota bibliografica è che la teoria dell'attaccamento è stata formulata da John Bowlby nel 1969. Psicologo John Bowlby a un certo punto inizia a intuire che c'è che bisognerebbe prestare molta attenzione a quella che è la costruzione di legame tra il bambino e quello che viene definito caregiver. Il caregiver è la persona che offre le cure. Un caregiver è ovviamente una mamma, ad esempio un papà, può essere un'educatrice nel caso in cui il bambino sia in un orfanotrofio, un caregiver è un'infermiera nel caso in cui il bambino ad esempio sia in terapia intensiva, cioè è la persona che sta a fianco del bambino, che gli offre cure e risponde ai suoi bisogni. E John Bowlby scopre una cosa meravigliosa, che è per me talmente bella, cioè io ve l'ho già detto, mi immagino questo Olimpo dei vari autori, dei vari scienziati che hanno
sostenuto la comprensione dei processi evolutivi, la comprensione dei meccanismi infantili. E John Bowlby sta lì insieme a Maria Montessori, sta lì insieme a Korczak, a Pichler, sta lì insieme a François Dolto, a Miller, tutti questi nomi che mi sentirete ripetere, ripetere, ripetere. E quindi lui intuisce questo collegamento, inizia a fare tutte le osservazioni dei comportamenti dei bambini e alla fine dice: buoni tutti, non solo c'è una correlazione tra quello che è l'attaccamento, la modalità di attaccamento del bambino alla madre, al caregiver e il suo essere poi, il suo costruire un'identità, il suo costruire delle relazioni future, ma possiamo anche delineare quelle che sono delle tipologie di attaccamento. Quindi, dopo aver osservato i bambini a lungo, aver raccolto tanti dati, lui dice: secondo me ci sono quattro tipologie di attaccamento. Le tipologie di attaccamento sono il sicuro, l'ansioso ambivalente, l'insicuro evitante e il disorganizzato. Adesso le vediamo un attimo nel dettaglio. Prima di vederle ancora nel dettaglio, vi dico un'altra cosa. Praticamente, scusate, mi è comparsa una notifica, chiudo, ecco. Praticamente, la teoria dell'attaccamento sostiene che quando il bambino nasce, emette dei segnali. Il bambino manda dei segnali al mondo circostante, che sono prevalentemente il pianto. Sulla base di come il mondo circostante risponde a questo bambino, lui costruirà una percezione più o meno sicura del mondo, più o meno sicura del rapporto con gli altri, più o meno sicura di se stesso. Ossia, a seconda di come il mondo mi risponde, a seconda di come il mondo mi ascolta, io creo la mia identità, io creo la mia stabilità, io creo la percezione di me stesso. Io vi ricordo che quando ero incinta del primo figlio, io sono rimasta incinta del primo figlio a 19 anni, mia madre è una maestra e a casa c'erano dei libri di pedagogia, dei libri di psicologia evolutiva. Non mi ricordo esattamente che libro lei mi avesse dato da leggere, però mi ricordo che in tutte queste pagine che sfogliavo così, leggevo un po' sommariamente, mi annoiavo, c'avevo pur sempre 19 anni e altri interessi, nonostante fossi contentissima di essere incinta. A un certo punto avevo letto questa frase dove c'era scritto che se lasci piangere un bambino perde la fiducia nel mondo. E quello per me era diventato proprio un mantra, un dogma. Non devo lasciarlo piangere, non devo fargli perdere la fiducia nel mondo. Ecco, la teoria dell'attaccamento sostanzialmente dice qualcosa di molto simile. Adesso arriviamo anche al lasciarlo piangere, no? Perché non va il bambino abbandonato al pianto, va ascoltato, ma ve lo spiego un po' meglio. Però quella frase che mi si era stampata poi ha trovato questa profonda condivisione con la teoria dell'attaccamento ed è assolutamente vera che i bambini vanno ascoltati, i neonati vanno accolti, i neonati non possono essere relegati a un silenzio per tutte quelle boiate che ci passiamo di generazione in generazione, che io spero vivamente che non girino più, però purtroppo, incontrando tante persone, tante famiglie in consulenza, ancora le sento, sono lascialo piangere che gli si aprono i polmoni, non lo prendere in braccio che si vizia. Bisogna che si abitua, non puoi tenerlo sempre tu, ok? E dopo come farai? E dopo diventa un mammone. Beh, io cercherò questa sera di distruggere tutte queste idee. È esattamente il contrario. Quindi collegatevi subito, fate collegare subito tutti i nonni, fate collegare subito tutte le persone che vanno detto frasi di questo tipo da quando avete avuto i vostri bambini ad oggi o che avevano già iniziato precedentemente e che stanno continuando a farlo. Ogni tanto bevo il tè, quindi faccio delle pause. Quindi andiamo a vedere queste categorie. Partiamo dalla prima. La prima è il sicuro, l'attaccamento sicuro. Ah, e poi vi devo dire che c'è una bella, prima di entrare, c'è una bella fregatura rispetto all'attaccamento, perché io adesso ve le descriverò. Nella descrizione è ovvio che salta all'occhio che quella, la prima che vi presenterò, l'attaccamento sicuro, è quello che dobbiamo mettere tutti in atto. È semplice, è lineare, adesso quando lo ascolterete direte: Madonna, che ci vuole? Il problema è che non è così semplice, perché nel momento in cui nasce un bambino, per il discorso di qui sopra, che quando noi viviamo delle emozioni ci si attivano dei vissuti emotivi passati, quando noi mettiamo al mondo un bambino, nonostante, ecco, io posso partire con l'idea del perde fiducia nel mondo se lo lascio piangere, non posso. Poi in realtà mio figlio inizia a piangere davvero. E quando inizia a piangere, beh, la teoria
è molto diversa, perché il suo pianto, se il mio pianto non è stato ascoltato, mi riattiva un senso di angoscia. Ossia, se io da bambino ho costruito un attaccamento dove venivo lasciato piangere, dopo vi dirò come si chiama, quando mio figlio piangerà, nonostante io razionalmente, teoricamente, so perfettamente come dovrei gestirla, istintivamente io cercherò di silenziarlo, istintivamente io cercherò di fermarlo, istintivamente io non lo voglio sentire, mi agiterò, dirò se sono il papà e dico vuole a te, cioè inizierò a mettere in atto tutta una serie di strategie che hanno lo scopo di allontanare quell'esperienza a me, perché quell'esperienza è emotivamente destabilizzante, perché si appoggia su tutta quella che è una mia storia passata. Aggiungo un altro dettaglio, che i bambini nei primi 2 anni di vita hanno una sorta di immaturità cognitiva che si chiama memoria implicita, quindi fino ai 2 anni loro non ricordano esattamente tutto quello che è avvenuto, ma fissano le emozioni. La memoria episodica, cioè la memoria in cui io riesco a riattingere in maniera precisa il ricordo, si matura, si sviluppa dopo i 2 anni. Quindi quello che succede nei primi 2 anni non se lo ricordano, ma lo fissano indelebilmente a livello emotivo. E creano delle associazioni sensoriali legate alle emozioni. Vi faccio un esempio. Se io allattassi sempre davanti alla televisione, mio figlio neonato farebbe una connessione tra tetta, caldo, nutrimento, contatto, mamma, ma che figata sto momento, con televisione. Quindi crescendo io avrò un'altissima probabilità di diventare uno di quegli adulti che per ragazzi di 18 anni, 19 anni che vado all'università e esco, cioè sto a casa, accendo la televisione, qualcuno entra e mi ci spegne, ma non mi fa compagnia. Ok? Cercherò, senza arrivare ai 19 anni in cui uno va a studiare fuori, basta rimanere anche nell'adolescenza, anche la ricerca sempre dei monitor, la ricerca degli strumenti, cioè perché emotivamente mi vanno a rialzare quel sentimento positivo, è una connessione profonda, antica, così come se ogni volta che mia madre mi allattava, faccio un esempio rispetto a una storia che ho affrontato, ogni volta che mia madre mi allattava, mio fratello, geloso, picchiava mia madre e quindi mia madre doveva fuggire e nascondersi, io ho fatto un'associazione tra nutrimento, pasta, alimentazione e ansia, io non ce la faccio a stare a tavola, io non ci voglio stare a tavola. Oppure se mentre i miei genitori litigavano, mia madre mi allattava, anche lì ansia, io non riesco a stare a tavola, mi sento agitato, mi sento nervoso, non so da dove mi arriva questa cosa, ma la sento molto forte. Ecco, questa cosa noi la viviamo spesso durante la giornata, perché le attivazioni sensoriali le viviamo costantemente per tantissime cose. Quindi è per questo che è importante anche conoscere la teoria dell'attaccamento e i fini proprio della consapevolezza di se stessi. Ma torniamo all'attaccamento sicuro. Attaccamento sicuro. Il bambino piange, il mondo risponde. Il bambino emette un segnale che manifesta A, il bambino non sa cosa sente, ma inizia a piangere, in quel pianto c'è una richiesta che possiamo chiamare A, e il mondo risponde dicendo tu stai sentendo A. Quindi il bambino sente A, e il mondo gli dice tu stai sentendo A, perfetto, e combacia perfettamente, fa match, ok? Quindi quando il mondo restituisce al bambino tu stai sentendo A, il bambino dice ah, ecco cos'era. Quindi cosa costruisce? La percezione che il mondo è un luogo sicuro, il mondo è un luogo stabile, il mondo è un luogo popolato da persone che mi ascoltano, io riesco a emettere segnali che sono corretti, cioè la mia percezione rispetto a quello che sta avvenendo è corretta, è precisa, è puntuale. Quindi io vado a costruire fiducia a me stesso, vado a costruire un senso di autoefficacia, vado a costruire anche la percezione che io mi posso permettere di parlare. Io posso dire la mia perché verrò ascoltato e perché ho un senso di sicurezza rispetto a ciò che sento. Non sto dubitando di me stesso, ok? Una parentesi, perché io delle cose le ho già dette, però alcune, siccome non so chi è che mi segue, ve le ripeto, quindi per chi se li vede tutti gli incontri alcune cose saranno ridondanti, però le devo dire. I bambini non nascono con un carattere, i bambini costruiscono un carattere sulla base dell'esposizione al mondo circostante, esposizione che inizia già dentro la pancia,
ok? Quindi non è che io una cosa che dicevo sempre, quando era nato Amedeo, andavo in giro, voi considerate che quando era nato Amedeo, sto armeggiando con il tè, facevo conferenze, corsi in giro per l'Italia, io me lo portavo in giro, mi mettevo la fascia, lo zaino, quello da escursione, quindi prendevo il treno con sta creaturina piccola davanti, lo zaino dietro e viaggiavamo. E le persone mi dicevano, oh mamma mia com'è buono, oh mamma mia com'è bravo, oh come sei stata fortunata. Io mi indignavo profondamente, dicevo, eh no, io non sono stata fortunata. Sono fatto un mazzo così, ho studiato, ho cercato di capire, cerco di stare lì, cerco di capire cosa mi sta dicendo. Non è questione di fortuna il bambino tranquillo, è questione di capacità di rispondere ai suoi bisogni, è capacità di riuscire a sostenerlo. Così come adesso non è che voglio mandare in crisi tutti quelli che dicono ma io ho fatto il meglio che potevo e il bambino piange disperato. Magari c'è una sfumatura che non avete compreso semplicemente. Andando a fare degli approfondimenti si scopre la comunicazione che il bambino vuole mandare. Domanda, se non riusciamo a decifrare quella, come ci comportiamo? Oh, grazie Miriana. A volte non lo capiamo cosa ci sta dicendo. Quando non capiamo esattamente perché cosa il bambino dice, perché a volte magari lui inizia a piangere e io sto lì, lo guardo e dico ok, ti prendo in braccio, ti provo a coccolare un po', forse non è questo, forse hai fame, cioè ovviamente ci sono dei provi, tentativi e errori, soprattutto nei primi, secondo me, un paio di mesi, quando devi conoscerlo bene quel bambino, quando ancora non si è creata una totale comprensione di quelli che sono i suoi segnali e a cosa corrispondono, ok? La cosa che potete fare se non capite esattamente quello che vi sta comunicando è comunque rimandargli il messaggio che avete capito che lui sta chiedendo. Cioè io posso anche non dire, mettiamo che il bambino emette il segnale fame e io non capisco che lui ha fame, però io ti posso anche dire, io ti sto ascoltando, lo sento che mi stai dicendo qualcosa, in questo momento faccio fatica a capire, e la fatica è tutta mia, ok? Ma sto sentendo, piangi, butta fuori, io continuo a cercare di capire. Cioè, devo riuscire a non entrare nello stress, nell'ansia del che cavolo vuole questo? Ma posso anche rimanere nella posizione semplicemente del in questo momento sto facendo fatica, mi sto sentendo impotente, mi sto sentendo che forse non è chiaro, però mantengo la lucidità, mantengo la comprensione che tu stai solo cercando di comunicare, non mi stai distruggendo i timpani, non mi stai mandando in tilt, ma mi stai comunicando ed è bellissimo che tu, nonostante io non capisco cosa dirci, continui a comunicare. Quindi mandategli la sicurezza del continua a comunicare, continua a piangere, puoi farlo, io sono qui e ti accolgo, ok? A volte i bambini si sentono già solo molto confortati solo perché vengono ascoltati, anche se non viene compreso esattamente o anche se non viene esattamente esaudito il bisogno. Un'altra cosa che vi dico rispetto a questo, qualcuno può pensare se vabbè, ma io un bambino di 2 mesi gli posso dire ti sto ascoltando tesoro, non ti preoccupare, continua a piangere, mi sto sentendo impotente, ma tu piangi. Sì, dovete parlargli così, vi sentirete dei cretini all'inizio, ok? Ma è solo questione di retaggio culturale, è solo questione di abitudine. È normale parlare a un bambino sin da piccolissimo con la percezione, con la sensazione che lui stia capendo tutto. Lui costruisce la comprensione del mondo esterno sulla base ovviamente di quello che noi gli mandiamo. Cioè il bambino inizierà a dire bicchiere, perché io gli ho detto tante volte bicchiere. Se ogni volta che lui piange, io faccio l'associazione del se so il nome del bisogno, dichiaro il bisogno, ma anche del puoi piangere, io sono qui e riesco a sostenere il tuo pianto, lui questa cosa la sente, la percepisce. Percepisce la mia calma, percepisce la mia sicurezza e la mia sicurezza diventa la sua sicurezza. Ossia, magari non abbiamo esaudito completamente la comprensione, non abbiamo esaudito completamente quel bisogno perché non è stato compreso, ma io comunque ti ho riconosciuto nel tuo diritto di comunicare. E tu comunque hai sentito che il mondo è un luogo che ti ascolta. Magari non sempre ti capisce, però ti ascolta. Ok? Non so, ma questo capita anche nella vita con gli adulti. Vi è mai capitato che qualcuno vi parla di qualcosa e non è chiarissimo cosa vi sta dicendo? Cioè, però lo state ascoltando, secondo me quella persona, anche se non l'hai capito perfettamente, è felice che l'ascolti. Dopo, io solitamente tendo anche a dirlo, guarda, mi spiace, sto veramente facendo fatica a seguirti. Però se uno questa cosa la manifesta con apertura, con trasparenza, con
empatia, l'altro si sente protetto, si sente accolto, ok? Quindi attaccamento sicuro produce una percezione di fiducia verso la vita e fiducia verso se stessi. I bambini costruiscono la percezione a loro stessi attraverso il rispecchiamento che noi adulti gli facciamo. Quindi ricordatevi sempre questa cosa. Il bambino vede se stesso attraverso noi. Lui emette dei segnali, il mondo li specchia e lui li costruisce e lui li riporta su di sé e dice: ecco cos'era, ecco come si chiama, ecco chi sono io. Anche perché all'inizio lui vive in una fusione con la madre. Una cosa che avevo già detto l'altra volta, forse, comunque la ripeto, poi ritornerà nel discorso dei padri. I padri devono essere presenti, ovviamente. Ho sentito una volta un papà che ha detto: tu cresci il bambino, io subentro quando il bambino c'era 5 anni. Sì. Non funziona così. I papà devono essere presenti sin da subito. Allora, all'inizio, un po' come il parto, è una danza a due. Avete sentito mai quella frase 9 mesi dentro, 9 mesi fuori? Quindi nei primi 9 mesi comunque c'è ancora un forte collegamento con la mamma. I papà non si devono sentire esclusi, non si devono sentire neanche sollevati dall'incarico. C'è una coppia all'interno della quale voi non riuscirete a entrare a gamba tesa, non dovete entrare a gamba tesa, ma non vi dovete allontanare, ok? Il padre supporta, il padre protegge, il padre sta intorno, sostiene la madre, supporta come può il bambino, a seconda che il bambino permetta o meno l'avvicinamento al padre, perché a volte i bambini vogliono solo la madre, che è proprio un riconoscimento fisiologico, però il padre non deve volatilizzarsi, state intorno. Ci sono studi che dimostrano che, il bambino, quando va a costruire questa teoria, questo attaccamento, scusate, più sta a contatto con la mamma, più sta in una forma di fusione, più va a produrre una serie di ormoni che hanno lo scopo di facilitare l'attaccamento. La stessa cosa viene prodotta nel padre. I medesimi ormoni vengono prodotti nel padre. Quindi l'attaccamento anche con il padre si costruisce attraverso una presenza, una partecipazione, uno stare lì. Anche perché l'attaccamento, noi non è che abbiamo solo un attaccamento, noi abbiamo un attaccamento prevalente, che è quello solitamente con la mamma, e poi abbiamo un attaccamento secondario, che è quello con il papà. Quindi i papà hanno un peso in tutto ciò, ok? Non sono legittimati nel fuggire, nello spostarsi. Intanto Valentina dice: confermo che si può ed è bellissimo quando si riesce a entrare in comunicazione e capire il bisogno. Sì, grazie Valentina. E Valentina, che è una bismamma, ma super, super neo bismamma, non so come declinarlo, lo sa bene. Ok, questo era il sicuro. Arriviamo all'ansioso ambivalente. L'ansioso ambivalente nasce a... Scusate, vi dico una cosa prima di arrivare all'ansioso ambivalente rispetto al sicuro, perché vi voglio dare anche dei consigli rispetto a dei segnali che potete cogliere per capire che attaccamento i bambini hanno. I bambini con attaccamento sicuro sono dei bambini molto fiduciosi verso la vita, molto sorridenti, parlano alle persone, ok? Hanno quindi una buona percezione anche estesa della stabilità, della sicurezza. Sono dei bambini che si sentono molto legittimati a parlare. Una cosa che ogni tanto io dico: guardate che l'effetto collaterale dei bambini molto ascoltati è che un bambino molto ascoltato si sente che viene ascoltato e quindi si ascolta, e quindi è un bambino determinato, caparbio, che manifesta in maniera anche veemente a volte la sua volontà. Io voglio questo, io sono questo. Ok? Quindi è proprio stabile. La stabilità agli adulti non piace tanto dei bambini, perché tutti vorremmo magari il figlio con l'attaccamento sicuro, però fai quello che dico io. Quindi io ve lo dico che è l'effetto collaterale, che a me ad esempio piace tanto, è bello vedere un bambino che sa chi è, cosa vuole, ok? È una forma di profondissima connessione con se stessi. A volte dico scherzando, cioè, se avete presente tutti quei corsi idioti dei coach, dobbiamo fare, vi dovrebbero tenere i bambini di un anno, di 2 anni, loro sì che sanno chi sono, loro sì che sanno come motivarsi e come motivare gli altri. Comunque, sono i bambini molto stabili, molto sicuri, sorridenti e gioiosi. Sono dei bambini che quando fanno gli inserimenti, ecco perché la mia ama questa lingua,
dopo ci arrivo Roberta al convento, sono dei bambini che durante gli inserimenti al nido o a scuola, non sono dei bambini che entrano così, vado a scuola, no, perché la sicurezza comunque non è che corrisponde a un ho 2 anni ma ne dimostro 18, ho 2 anni e 2 anni, 1 anno e 1 anno, nell'attaccamento sicuro si... L'inserimento che si può verificare è il bambino viene portato a scuola, vabbè, passa i suoi giorni, trascorre del tempo con il genitore presente, poi piano piano si inserisce. Quando il genitore va via, è un bambino che piange, è un bambino che segnala il suo dissenso proprio per quella forma di consapevolezza e connessione con se stesso. I bambini, durante gli inserimenti, è sano che piangano. Adesso la specifico meglio, che piangano e si facciano consolare, cioè è sano che quando io faccio fare il saluto alla mamma, mettiamo che l'ha fatto lei l'inserimento, il bambino pianga e in quel pianto c'è un ma io non volevo che andavi via, ma mi piaceva se stavamo qui tutti insieme, e quando la mamma va via il bambino riesce a farsi consolare dall'insegnante, perché comunque avendo questa fiducia verso il mondo esterno si sente protetto, si sente accolto. Quindi quella frase che ogni tanto sentirete dagli insegnanti: guarda che si è calmato, appena si è uscito si è tranquillizzato immediatamente, è vera. Cosa importante per le babysitter, le educatrici, le maestre, i nonni: quando un genitore va via e il bambino piange, non distraetelo, ma la prima cosa che gli dovete dire è: lo capisco che sei molto dispiaciuto che la tua mamma è andata via, lo capisco che mi stai dicendo questa cosa, ok? Poi semmai ti dico: ti va se facciamo qualcosa insieme? Ma la prima cosa, il primo passo deve essere: io ho capito cosa tu mi stai dicendo, io ho ascoltato il tuo bisogno, hai diritto a manifestare il tuo bisogno. Leggo un attimo i commenti. A volte sono le mamme che allontanano i padri perché non li ritengono all'altezza. Sì, a volte li allontanano perché non li ritengono all'altezza, a volte li allontanano perché volevano questo rapporto di coppia molto molto stretto con il figlio, per tanti motivi, perché derivano da una storia di matriarcato molto forte. Nei prossimi incontri, mi ricordo, forse tra 3-4, c'è poi tutto il capitolo proprio, c'è proprio, no, il capitolo, tutto un webinar, insomma, un incontro sul rapporto con il papà, quindi questa cosa la approfondiremo molto bene. Domanda: lo stile di attaccamento fino a che età si può formare, nel senso è possibile che cambi nel corso dello sviluppo? Allora, più o meno le ricerche dicono che si va a formare fino ai 2 anni, ok? Poi in realtà ci si può lavorare sopra, cioè non è che se uno ha fatto un danno quello è irreversibile. In maniera molto giocosa io dico, da 0 a 3 anni vi giocate tutto, da 3 a 6 aggiustate il tiro e poi è molto più difficile. Che in realtà, ve lo dico con un sorriso, per dirvi che da 0 a 3 anni davvero vi giocate tutto, e ve lo confermo. È per questo che io credo tanto nella pedagogia preventiva. È inutile che andiamo a far fare ai bambini tutte le terapie dagli psicologi quando il problema non sono mai loro. Io l'ho già detto, io sono una pedagogista tipica, io i bambini non li voglio vedere, o solo raramente. Io voglio vedere i genitori, voglio vedere il clima che c'è intorno al bambino, perché il bambino è il frutto di quel clima. Io sono contro i bambini piccoli portati dagli psicologi, cioè ci sta anche, ma prima la famiglia fa un percorso. Questo per dire che comunque è possibile poi andare sempre a fare degli aggiustamenti, perché se io creo il clima intorno al bambino, il bambino risponde di conseguenza. Se c'è qualcosa che è andato storto perché non lo sapevo, perché non ce l'ho fatta, perché credevo in cose molto diverse, credenze, non avevo strumenti e quindi ho creduto a quelle credenze, ho fatto gli errori, ecco, in qualsiasi momento si può andare a modificare con tanto impegno, tanto lavoro su se stessi, perché alla fine fare un bambino, mettere al mondo un bambino, non è la parte più difficile, non è sapere come si fa, la parte più difficile è riuscire a lavorare su di sé. I bambini sono degli psicoterapeuti, se glielo permettiamo, se non li silenziamo. Allora, Cristina, intanto ti ringraziamo per quello che fai e condividi, grazie. Noi per necessità abitiamo assieme nello stesso ambiente con i miei genitori, troppo non sarà il nostro piccolo, il quale avrà una presenza costante non in casa per un anno almeno. Come genitori a cosa dobbiamo prestare più attenzione? Sai, la paura e l'attaccamento ai nonni, come assorbono da altri, soprattutto nei primi mesi, anni, un po' ci mettono allerta. Grazie. Allora, ti dico le prime cose che mi vengono in mente, poi ovviamente andrebbe... capito un po' meglio, capito ad esempio se abitate tutti insieme, però che spazi ci sono, qual è la routine. Comunque una cosa che mi viene da dire è:
chiarire in maniera molto chiara e netta i ruoli e gli ideali, cioè il ruolo del genitore e il ruolo del nonno. Esempio, se il bambino cade e piange, prima si aspetta che intervengano i genitori, poi intervengono i nonni, cioè i nonni non dovrebbero mai intervenire precedentemente ai genitori. Dovrebbero dare lo spazio. Poi io genitore posso anche chiederti, guarda, non riesco ad andare, ti va di darmi una mano tu? Però comunque non devono andarsi a sostituire alle figure genitoriali. L'altra cosa è quella rispetto ai valori educativi. È importante che voi genitori mettiate in chiaro, noi siamo i genitori, questo è quello in cui noi crediamo e abbiamo bisogno che ci supportiate in questo. Che quindi siate voi a dare delle indicazioni chiare, comprensibili e accolte, quindi con un linguaggio e una forma di pensiero che loro riescono ad accogliere, però questa cosa va delineata, altrimenti il rischio è che si vanno a confondere un po' tutti i ruoli, ok? Poi andrebbe, ripeto, capito un po' meglio nel dettaglio. Manuela, quando arriva il secondo figlio, è possibile due attaccamenti diversi per due figli? Fino a che età si crea un tipo di attaccamento? Fino a 2 anni? Sì, assolutamente. Voi potete creare due attaccamenti diversi anche con i gemelli, perché noi non siamo mai gli stessi genitori per i vari figli. Per ogni figlio siamo un genitore diverso. Il gemello, ad esempio, un gemello, se i gemelli piangono insieme, io uno lo prendo in braccio prima dell'altro. Ok? È vero che sto dando a tutti e due la stessa risposta, però se io mi metto nei loro panni, la percezione è sono arrivato per secondo. Quindi noi diamo sempre degli attaccamenti diversi, a volte sono molto simili, però hanno sempre una loro peculiarità, a seconda del momento storico, a seconda di come noi stiamo, a seconda di tutta una serie di fattori, a seconda dei nostri strumenti. Io stessa ho 2 figli che hanno 10 anni di differenza, hanno 2 attaccamenti ovviamente diversi. Storie diverse. Questa io spesso la sentivo dire, mi ricordo al nido, c'era questa mamma che aveva 4-5 figli e diceva: ma com'è possibile che sono tutti diversi? Io sono sempre la stessa. E no, non sei sempre la stessa, sei diversa. Per fortuna che siamo diversi. Direi per fortuna per i figli, anche perché io credo che i primi figli, povere stelle, sono un po' gli agnelli sacrificali della nostra inconsapevolezza, dei nostri errori. Allora, e arriviamo all'attaccamento ansioso ambivalente. Mentre ve li dico, pensate anche alla vostra vita. Nell'attaccamento ansioso ambivalente si produce lo stesso risultato, ma partendo da 2 punti differenti. Cioè, il punto dell'ansioso e il punto dell'ambivalente. Ansioso, partiamo prima qui. Ritorniamo al bambino. Il bambino emette il segnale A. Il mondo risponde con ansia. Ok, quindi quando il bambino inizia a piangere, il mondo circostante apparentemente vuole capire cosa è il bambino, ma in realtà il mondo circostante vuole silenziare il bambino. Ok, quindi inizia a mettere in atto tutta una serie di strategie tipo lo culla e poi lo muove, poi gli dà il ciuccio e poi lo cambia. Cioè, sembra che sia un atto di cura, ma è un atto di sedazione emotiva, chiamiamolo così. Ok? Perché quel genitore è profondamente toccato, profondamente destabilizzato dal pianto del bambino. Ah, anche la tetta ovviamente può essere un silenziatore. E nell'essere destabilizzato dal pianto del bambino cerca di fermare quel momento. Quindi che associazione fa il bambino? Quando mi arrivano delle emozioni, arriva l'ansia. Per carità, che ansia le emozioni. E siccome il genitore inizia a mettere in atto strategie diverse, il bambino si vede tipo delle montagne russe, si vede un terremoto intorno a sé, cioè qualcosa che cambia molto repentinamente. Poi c'è l'ambivalente. L'ambivalente è il genitore che risponde in un modo e poi risponde in un altro modo. Esempio, il genitore torna dal lavoro tranquillo e ah tesoro mio cosa c'hai, sono qui, ti ascolto, bla bla bla. Oppure il genitore ha avuto una terribile giornata e il bambino piange, oh madonna mia, adesso cosa vuoi? Ok? Quindi il bambino riceve, a volte quando lui segnala A, riceve A, a volte riceve B, a volte riceve C, a volte riceve D. Quindi il bambino con l'attaccamento ansioso ambivalente ha un'idea del mondo che non è proprio stabile, che non è proprio sicuro, ha un'idea del mondo che sì c'è, però che ansietta che mi metti. E quindi è un bambino che, ricevendo anche risposte diverse, non ha una stabilità emotiva interiore. Perché? C'è un movimento esterno
che è troppo destabilizzante. Questi bambini che hanno questo mondo intorno che gli si muove troppo velocemente sono dei bambini che cercano delle sicurezze. Quando sono piccoli la sicurezza la trovano nell'adulto. Quindi l'immagine che io di solito do è questa. Immaginate che questo bambino si sveglia ogni giorno in un mercato del mondo diverso. Una mattina apre gli occhi al mercato del Cairo, va a dormire, apre gli occhi al mercato di Tokyo, va a dormire, apre gli occhi al mercato di Nuova Delhi. Quindi lui si ritrova sempre in una situazione nuova, caotica. C'è solo una sicurezza, è che ogni mattina quando lui si sveglia in un mercato diverso c'è sempre la stessa guida con lui, c'è sempre lo stesso cicerone. Quindi siccome io non ho abbastanza tempo per costruire la mia sicurezza in quel mercato dove entro, scopro le vie, riesco a tornare indietro, allora io mi attacco a te. I bambini con gli attaccamenti ansiosi ambivalenti sono i bambini molto attaccati ai genitori, che hanno un po' una sorta di ansia d'abbandono, cioè non mi lasciare con le mie emozioni, non mi lasciare vivere del disagio emotivo, perché non riesco a sostenerlo. Quindi sono quelli che ti seguono sempre in bagno, sono quelli che vai alla festa di compleanno, ti stanno attaccati alla gamba per la prima ora e mezza e poi quando è ora di andare via magicamente sono quasi pronti per giocare. Sono quelli che te li porti alle riunioni condominiali, stanno seduti vicino a te, stanno zitti, sono quelli sempre buoni, buoni, tranquilli, catichetti. Oh mamma mia come bravo questo bambino, oh mamma mia come timido questo bambino. No, è che è insicuro e che ha percepito che non c'è stabilità, che non c'è sicurezza e quindi è guardingo. Sono dei bambini che sono degli ottimi, non sono dei metal, tipo coso detector, oggetto detector domestici. Cioè sono dei bambini che se tu dici ma dove avrò messo le chiavi della macchina? E loro ti guardano e ti dicono le hai messe nel mobile all'ingresso nel terzo cassetto dietro i fazzoletti, ok? Perché sono dei bambini abituati a osservare tutto e tutti. Se il mondo non è stabile, io lo devo controllare. E il modo migliore per controllare il mondo, se non ho una stabilità emotiva, è controllarlo materialmente, perché all'inizio si attaccano al genitore, poi si attaccano alla materia, ok? Come diventano da adulti? Hanno una grande fissa per le pulizie e l'ordine, di solito. Controllano tutto, sono meticolosi. Sono quelli che bisogna andare in vacanza alle 9 e loro hanno già tutto il piano. Alle 8 ci svegliamo, alle 8:05 facciamo colazione, alle 8:10 ci lavate i piatti, 8:15 ci vestiamo con i vestiti che avevamo preparato già il giorno prima e poi alle 8:20 mettiamo le cose a lavare, alle 8:25 carichiamo tutto in macchina. Alle 8:30 abbiamo chiuso la casa, alle 8:35 portiamo le chiavi a mia madre, alle 8:40 stiamo facendo benzina e alle 9 siamo finalmente in autostrada. Ecco, se qualcosa va storto, la vita fa schifo e la vacanza è rovinata, perlomeno per le prime ore, o magari si risolleva. Cioè sono delle persone che non amano i cambiamenti. Ok? Non amano che nella vita ci siano delle repentine trasformazioni, perché ogni cambiamento a loro gli fa venire uno stato di ansia. Io non ce la faccio a stare dentro questa cosa. Quindi hanno bisogno di mondi molto statici, molto stabili. Cioè, probabilmente le persone con l'attaccamento ansioso ambivalente in questo momento storico non se lo stanno molto vivendo bene, visto che ogni 2 settimane cambia. Allora sono tutti dentro, allora tutti fuori con le mascherine, allora tutti... Cioè, vanno in confusione. Perché c'è troppa mobilità intorno a loro, c'è troppo dinamismo e a loro il dinamismo non piace, perché il dinamismo che hanno sperimentato nella prima infanzia era associato a il mondo non è stabile, non mi fido del mondo, perché sono guardinghi, hanno bisogno di aggrapparsi ma sono guardinghi. La scala dice, credi di aver avuto un tipo di attaccamento ansioso ambivalente? Sì, perché poi all'inizio uno pensa ai figli, poi piano piano inizia a mettere a parte e dici, ma io che cavolo attaccamento ci ho avuto? È importante capire l'attaccamento che avete avuto, perché diventa predittivo dell'attaccamento che metterete in atto. Vi aiuta tantissimo a capire voi stessi. Io sono sempre in dubbio se dirlo o meno, ma lo dico, ho scritto un libro su tutto questo tema, sulla propria infanzia. In questo libro ci sono tutta una serie di domande, di esercizi per andare a recuperare questa storia. Nei primi 2 anni di vita c'è la scatola nera della vostra vita. Andate lì, andate a cercare di capire cosa è successo, veramente sciogliete tutta una serie di chiavi della vostra vita. È una cosa meravigliosa. Io lo dico
veramente proprio come umana che vuole diffondere qualcosa di stupendo che esiste, che è alla portata di tutti. E io per ora li ho tutti, Paola. Anche la perdita improvvisa di un genitore. Mi stai chiedendo, Mafalda, se la perdita improvvisa di un genitore può creare un attaccamento ansioso ambivalente? Allora, quello è un discorso un po' più complesso. Di sicuro influisce, ma poi dipende anche molto come si è mosso tutto il mondo intorno quando questo è avvenuto. Grazie, Mary. Ok, e quindi arriviamo a un'altra cosa, l'attaccamento ansioso ambivalente. Di solito chi ha vissuto un attaccamento ansioso ambivalente e chi reitera un attaccamento ansioso ambivalente usa il ciuccio. Io conduco delle grandi battaglie contro i ciucci, via i ciucci. Io sono profondamente inquietata dal un negozio di cui non farò il nome perché penso che non posso neanche fare. Non credo di poterlo neanche fare. Comunque, un negozio articoli per la prima infanzia, mettiamola così, che ha una parete gigante di ciucci. Cioè, che io quando ci sono entrata mi hanno regalato un buono, mi sono anche chiesta: ma com'è possibile creare una tale diversità di ciucci? Cioè, c'è veramente della creatività da studiare dietro. Comunque, quel ciuccio è uno di quegli elementi base che uno pensa al bambino, pensa al ciuccio. Nulla di più sbagliato, adesso ve lo smonto. Giulia mi chiede il titolo del libro, si chiama Non basta diventare grandi per essere adulti ed è edito Feltrinelli. Quindi il ciuccio perché non andrebbe dato? Il ciuccio, viva la tetta bassa i ciucci, ma lo sai Teresa che una volta, sai quelle situazioni in cui pensi, cavolo, non ci ho avuto la risposta pronta? Ecco, penso che solo quella volta ci avevo la risposta pronta perché ci avevo pensato anticipatamente. Comunque ero in treno, sempre in questi viaggi che raccontavo prima con Amedeo Piccolo per andare a fare i corsi in giro per l'Italia. E stavo davanti, lo allattavo, stavo davanti a una signora e questa signora mi ha detto, una signora anziana, e fa: mamma mia, quanto ciuccia questo bambino! Certo che ha proprio scambiato la tetta come se fosse un ciuccio. E io lì gli ho detto: eh no, sono gli altri bambini che scambiano i ciucci come se fossero delle tette. Cioè, è normale che il bambino ciucci. Il bambino non sta attaccato alla tetta solo perché si nutre ogni 3 ore. Te la do ogni 3 ore, non c'hai bisogno, finito di mangiare. In quel momento, quando lui sta attaccato alla tetta, lui sta comunicando con la madre, ma ci sono degli studi meravigliosi, pazzeschi, che dimostrano come la saliva del bambino appoggiata sul capezzolo, quindi il fatto che lui stia lì, mandi delle informazioni alla mamma e lei modifica la qualità del latte per rispondere al bisogno fisico che il bambino sta comunicando. Quindi vanno tenuti attaccati. Adesso vi ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente, ok? Come valore dal punto di vista fisiologico. Poi ce ne sono ovviamente tantissimi altri dal punto di vista fisiologico, quelle che porto io dal punto di vista emotivo è che il bambino sente che la mamma c'è. Un cucciolo di gorilla, se viene tolto dalla mamma nei primi 2 anni di vita, quindi sottratto a qualsiasi tipo di contatto, si lascia morire. Anna Freud ha fatto un sacco di studi sugli orfanotrofi dove c'era una mortalità a dei livelli pazzeschi perché i bambini non venivano toccati, allattate le ste creature. E i bambini non mangeranno solo, si gingilleranno, ma in realtà quel gingillarsi è un costruire una relazione. Io sto qui. Sto attaccata a te, sento protezione, ti sto guardando e costruiamo una relazione. Eccolo l'attaccamento sicuro, è io ci sono, io ti faccio vedere che ci sono. Poi non bisogna passare al lato opposto del ti allatto 18 ore, anzi ti allatto 23 ore al giorno perché vuoi solo la tetta. Cioè posso provare anche a costruire altri contatti con te, però allattateli. Ciuccio. Il ciuccio costruisce una inconsapevolezza emotiva, una disinformazione emotiva. Il ciuccio, diciamocelo chiaramente, come genitori lo diamo, io non l'ho dato, però come genitori noi diamo il ciuccio per silenziarli. Dobbiamo essere onesti su questo, io non voglio giudicare nessuno, non voglio criticare nessuno, insomma, spero che capiate che io ho veramente tanta empatia verso tutti noi, tutti voi genitori, perché anch'io ci sono passato, io avevo avuto un figlio a 19 anni, se nessuno te le spiega le cose, ma come le sai? E poi le scopri dopo, con amarezza. Quindi il ciuccio noi diamo per scontato che vada bene, ma il ciuccio, vi dicevo, crea una disinformazione emotiva. Perché
Perché ogni volta che il bambino sente un bisogno, che può essere fame, sonno, cibo, c'ho il calzetto spostato e quindi piange, io ti silenzio. Cioè, la dinamica è questa. Indipendentemente dal bisogno che tu senti, che sia fisico ed emotivo, la risposta è sempre la stessa ed è fuori di te. La stessa cosa è, ad esempio, quello che avviene con le dipendenze. Pensate alla sigaretta. Indipendentemente dal bisogno fisico e emotivo che tu senti, la risposta è fuori di te ed è sempre la stessa. Hai fatto l'amore? Fuma. Sei stranito? Fuma. Sei arrabbiato? Fuma. Hai bevuto il caffè? Fuma. Devi fare la cacca? Fuma. Ok? Bisogni diversi, medesima risposta fuori di te. Quindi non permette al bambino una costruzione approfondita delle sue stanze, di quello che gli avviene dentro, perché vengo silenziato. Quindi io stesso dubito delle mie emozioni, io stesso dubito delle mie esperienze. Altra cosa, non vi ho detto prima, l'ansioso ambivalente dubita di se stesso, ovviamente. Perché se quando io metto un segnale, tu mi dai tutte queste risposte contrastanti, io forse non so comunicare. È da qui che arriva la timidezza, quella che viene chiamata timidezza, che in realtà è un'insicurezza. Cioè, sto sentendo questo, non sto sentendo questo, lo dico o non lo dico? Mi crea una fragilità interiore, ok? Infatti così spesso sono anche bambini molto silenziosi. Adesso non mi dilungo però sul ciuccio, leggo un attimo i commenti. Spero di avervelo spiegato, se c'è qualcosa chiedete. Allora, un attimo. Qua. Mio figlio ha quasi 2 anni e mezzo, non può farne a meno, non so come fare a toglierlo. Del ciuccio la tetta? Ciao Emily, ho smesso di allattare mia figlia circa un anno fa, ma ancora attaccatissimo, la chiede tutti i giorni, ha quasi 3 anni. Allora, ad alcune di queste, ad esempio questo, Irene, non posso rispondere perché sarebbe ovviamente molto bello essere avere sempre la risposta per tutto così semplice, però ci sono delle situazioni in cui ci sono delle questioni relazionali da approfondire, tipo questa. Sarei un po' scorretta se ti dessi una risposta, ma scorretta verso tua figlia se dessi una risposta così rapida, perché in questo caso quello che tu descrivi andrebbe un po' analizzata la relazione tra voi per capire cosa sta avvenendo. Anche io episodio simile al tuo, pazzesco come la normalità sia diventata il ciuccio, una cosa così naturale come il seno, sì. Se una donna non ha latte, può comunque attaccare il bambino alla tetta per creare la relazione? Sì, io allora adesso dico sì, poi magari facciamo intervenire se c'è qualcuno della Lega del Latte. Io so anche di donne che hanno adottato dei bambini, l'hanno attaccati al seno e dopo un po' hanno iniziato a produrre latte. Adesso faccio una divulgazione. Io ho un cane che allatta tutti i miei gatti. Non c'è questa cosa strana. E loro ciucciano tutti i giorni da 7 mesi. E credo che lei abbia del latte. Quindi, comunque, togliendo il cane e i gatti, sì, io penso che può essere una buona cosa, anche perché la suzione stimola la produzione del latte. Quindi potrebbe anche arrivare a un certo punto. Però, ripeto, ho risposto istintivamente da quello che sento, ma servirebbe forse qualcuno della Lash League o qualcun esperto che magari faccia un commento e intervento. Io mi sento in colpa perché quando mia figlia aveva 26 mesi sono rimasta incinta, avendo una gravidanza a rischio, la mia ginecologa mi aveva imposto di smettere di allattarlo, il fratello ha 22 mesi ovviamente era allatto, ma ho paura che la grande possa averne risentito, entrambi non hanno mai voluto il ciuccio in nessun modo. Vabbè, ma aveva 26 mesi, ma era quindi, insomma, l'è allattata tantissimo, una lunga e onorata carriera. Se ti senti in colpa, forse perché l'hai tolta, ecco, questa concomitanza con la ginecologa che te l'ha imposto e quindi forse non ti sei sentita libera di fare la tua scelta. Puoi parlargliene a tua figlia, dirglielo come ti sei sentita. È importante comunicarlo. Il ciuccio. Chiara dice il ciuccio. Ah, non riesci a toglierlo. Sì, per togliere il ciuccio bisogna mettercisi con tanta pazienza, perché voi pensate che il bambino, ecco, ha costruito questa connessione della gestione emotiva con il ciuccio, quindi io non posso togliertelo così. Io ad esempio penso, non sono a favore del ciuccio, ma non sono neanche a favore di quelli che dicono Babbo Natale ti lascia il regalo ma prende il ciuccio, sei diventato grande, buttalo via. Cioè, proprio scorretto. È come dire a un fumatore di sigarette, ecco, adesso cioè, ti inventi una balla per fargliele scomparire, senza averlo minimamente preparato, senza avergli dato altri strumenti. Quel bambino non ha altri strumenti di gestione emotiva, li deve andare a costruire. Quindi io prima dovrei andare a rinforzare altri strumenti, poi lo togliamo, perché abbiamo un paracadute.
Quindi, insomma, Chiara, ti volevo dire questo: rinforza gli strumenti di gestione della frustrazione, gli strumenti emotivi, gli strumenti comunicativi, tanto. E piano piano inizia a dirglielo che comunque tu sei dell'opinione, tu e il papà siete dell'opinione di toglierlo, perché potete riuscire a gestire le emozioni in un altro modo, che voi ci siete e che lui si può esprimere. Ok? Non aspettate che siano i bambini a dire adesso lo butto via. Secondo me ci deve essere la responsabilità, la scelta parte dell'adulto del: sono consapevole di quello che sto facendo, ti sosterrò, abbiamo altri strumenti e reggo l'onda d'urto. L'onda d'urto del quando lo buttiamo via, comunque per i primi giorni, potrei provare un po' di fatica a gestire le mie emozioni e i miei genitori devono sostenermi alla grande. Ciao Emily, ti ringrazio per tutto. I bambini che durante la gravidanza hanno passato un periodo lungo in ospedale perché hanno avuto problemi di salute, docce fredde, prurito corporeo continuo, secondo te influisce sul loro comportamento? Sì, puoi sicuramente. Allora, sai Lilia, quello che dico sempre, tutto influisce, tutto, ma la cosa che influisce di più è la negazione del proprio vissuto. Se voi pensate, questo lo dico per tutti, se voi pensate che i vostri bambini abbiano vissuto qualcosa che è importante che sappiano, diteglielo. Ok? Qualcosa, scusate, non che è importante che sappiano, qualcosa che pensate che abbia influito nella loro storia, diteglielo, sempre. Perché l'emozione si elabora meglio, si gestisce meglio l'influenza che questo ha avuto a livello comportamentale identitario se io so cosa ho vissuto, altrimenti mi arrivano delle emozioni forti che non so da dove arrivano, di cui io mi sento, da cui mi sento travolto, e che non riesco a gestire, e allora lì mi sento inadeguato. Allora, per il bambino che non usa il ciccio ma il ciuccio ma il dito, di solito i bambini che usano il dito e il ciuccio rientrano in quella che Frené chiama la seconda scelta, ossia il bambino spontaneamente crescendo a un certo punto scopre il suo corpo. Il bambino scopre tutto attraverso il corpo, scopre tutto attraverso la bocca. Altro studio, i bambini che crescono in casa dove ci sono animali, che quindi andando in giro gattonano sul pelo, ovviamente uno pulisce, però vengono a contatto con molti più microbi, sono i bambini che hanno salute molto molto più forti. Comunque, chiusa parentesi, hanno... mi ricordo se... non voglio usare la parola sbagliata, comunque a livello intestinale hanno, credo, una flora batterica molto molto più sviluppata e quindi pronta a reagire a quelli che sono delle possibili malattie, insomma, sono più forti, hanno un sistema immunitario più sostanzioso. Comunque, i bambini quindi scoprono attraverso la bocca. È normale che vedete i bambini che si ficcano le dita in bocca, che prendono il dito, ok. Ma quando il bambino fissa l'esperienza del ciuccio il dito, di solito è avvenuto non perché il bambino si è iniziato a ciucciare il dito così, ma perché probabilmente il bambino ha iniziato a piangere, io non sono accorsa immediatamente, lui ha scoperto che con il suo dito si è calmato e magari in un qualche situazione io ho pensato, vabbè, si è messo a ciucciare il dito, si è tranquillizzato, non intervengo. Quindi il bambino ha fatto un'associazione tra ho bisogno di essere ascoltato, tu non ci sei, mi autoconsolo. È una forma di autocompensazione che di solito deriva da qualche esperienza vissuta. Esperienze che, a cui noi non abbiamo dato peso perché... Ma anche banalmente, che ne so, stavo facendo la doccia, te stavi lì, l'hai scoperto e hai iniziato a ciucciare. E poi questa cosa si è un po' rinforzata, perché io non sono intervenuta successivamente. Quindi, perché c'è neonati. Se vedete il neonato che si ciuccia il dito, intervenite, fategli sentire che lo state ascoltando, ok? Non toglietegli il dito, ma iniziate a interagire con lui. Cioè fategli vedere che non c'è bisogno della seconda scelta. La prima scelta siete voi, la seconda scelta è il dito. Se in casa c'è un clima sereno tra genitori, nonostante con le bambine un anno e mezzo si stia tranquilli, anche se spesso assistono purtroppo a discussioni, cosa che poi almeno cerco di spiegare, di non far pesare su di loro, cosa rischiamo? Ah, se non c'è un clima, infatti dicevo, non capivo. Ovviamente cercando di sistemare le cose, loro sono molto attaccate a me, ciucciano molto la tetta, io la secondo, cerchiamo entrambi di avere in tutto un'educazione rispettosa e amorevole e credo di capirle bene. Aspetta perché non me lo legge tutto, devo andare qua sulla pagina per leggerlo. Eccolo. Cerchiamo entrambi di avere in tutto un'educazione rispettosa e amorevole e io credo di capirle bene, ma mi fa un po' paura questa situazione per le loro emozioni e comportamenti. Io su questo non posso dare una buona notizia.
influisce tanto negativamente il conflitto aperto dei genitori. Una volta a un corso una mamma mi aveva detto: "Ma io non capisco, faccio tutto, studio tutto, so tutto, le applico tutte le cose, però mio figlio ogni tanto ha delle crisi e non capisco da dove vengono." Allora gli ho chiesto: "Come vanno le cose con tuo marito?" "Ah, un casino, un casino." Ecco, e io l'avevo detto: "Non puoi pensare di essere una brava mamma se prima non trovi un equilibrio col tuo compagno, che non significa per forza stare insieme, uno si può anche lasciare. Però i bambini hanno necessità di vedere un clima sereno, hanno necessità di percepire distensione. Più c'è tensione nell'aria, più mi trema la terra sotto i piedi. Più io vado a costruire un'idea di... Stasera avevo detto che avrei parlato anche dei copioni di vita, ma non ce la faremo mai, ne riparleremo. Più io vado a costruire, però adesso la utilizzo questa parola, più io vado a costruire un copione di vita dove l'amore è legato al conflitto, dove l'amore passa attraverso il litigio e io me lo vado a ricreare nella vita. Quindi far vedere ai bambini queste famiglie dove io sono completamente dedita a te, ma poi mi scanno con l'altro, ha un'influenza non positiva, non positiva. Ci si può lavorare, ok? Si può anche dire ai bambini quello che è successo fino a quel momento, insomma, no, non pensate che è tutto perduto, però non posso neanche dire che non influisce. Ciao Emily, il fatto che mia figlia chiede il seno nei momenti di possibile frustrazione vuol dire che non ho abbastanza risorse per gestirla in modo diverso? 30 mesi. Probabilmente è un automatismo che lei fa. E se ancora la stai allattando, lo fa in maniera automatica. Se non la stavi allattando e ritorna indietro, allora sì, forse mancano un po' di strumenti. Leggo gli ultimi due e poi continuo, se no non finiremo mai. Allora, ad esempio, il mio secondo figlio di 22 mesi, nonostante prenda la tetta quando vuole, fin da appena nato ovviamente, quando aveva 2 mesi ha iniziato a ciucciarsi il pollice, tantissimo ancora continua. Non capisco perché, temo che magari si possa essere sentito più trascurato rispetto alla sorella, che infatti non ha mai ciucciato il dito. Perché comunque, avendo anche la sorella grande, quando lui era neonato, a volte l'ho lasciato piangere qualche minuto in più perché magari dovevo lavare... Aspettate... La sorella. Quindi, ecco, nonostante lo tenevo sempre in fascia, sempre dormito con me, perché lo fa? È un pensiero che mi tormenta perché ho paura che abbia vissuto male i suoi primi mesi. L'hai detto tu, c'era un'altra sorella, dovevi dividerti, è quello che ti dicevo prima. Tu non c'eri subito, io ho trovato una forma di autoconsolazione. Io spesso questa cosa la vedo anche nei secondi o terzi figli, più che nei primi, dove magari uno riesce a essere più presente, ok? È qualcosa che si smonta, non pensate, devo toglierti il dito. Pensate piuttosto, devo aumentare la mia relazione con te, ok? E allora a quel punto tu toglierai il dito. No, adesso non leggo un attimo più i commenti, ma se volete continuate a scrivere, magari provo a rispondere dopo, perché vi devo ancora parlare dell'attaccamento insicuro evitante e l'attaccamento disorganizzato. Attaccamento insicuro evitante è quello da cui discendono quasi tutti i nostri nonni, molti genitori, che è l'attaccamento. E quello che andava in voga nelle generazioni precedenti, che è lascialo piangere che si aprono i polmoni. Perché nell'attaccamento insicuro evitante, quello che succede è che il bambino viene lasciato piangere. Nell'attaccamento insicuro evitante, il bambino mandava il segnale A e il mondo non rispondeva. Rispondeva col silenzio. È l'attaccamento che io lo chiamo alla Estiville, quel gran geniaccio di Estiville che ha scritto il libro Fate la nanna. Se qualcuno ve l'ha regalato, accendeteci il grill, insomma, fateci una bella, un bel fuocherello, leggetelo, ma non applicatelo, ok? Io vi ci metto la firma che funziona sopra, ma vi ci metto anche la firma che vi porta delle problematiche. È un libro dove si spiega come far addormentare i bambini lasciandoli piangere. Funziona, perché funziona? Adesso ve lo spiego. Perché il bambino, abbandonato nell'angoscia della sua camera, del suo pianto, della sua emozione, a un certo punto deve, per sopravvivenza, costruire il pensiero, per cui lui arriva a credere che non c'è nessuno per me, nessuno mi ascolta, il mondo è un luogo di cui non mi posso fidare. E internamente deve fare tipo la mafia: non sta succedendo niente, io non ho visto niente, io non sento niente. Perché siccome quel bambino costruisce se stesso sulla base del rispecchiamento con il mondo circostante, se il mondo circostante sta dicendo io non rispondo, per me non c'è pericolo, per me puoi piangere e poi ti calmi,
Io stesso penso, allora sto sbagliando, allora forse non sto sentendo la giusta emozione, però per sopravvivere a quel momento di profondissima angoscia, abbandono, perché il bambino si sente totalmente abbandonato a tutti gli effetti, lo stiamo abbandonando, e uno può dire sì, vabbè, ma sta in camera sua, amico, lo sto abbandonando, lo state abbandonando al suo terrore, perché il bambino è in preda al terrore, ecco, quel bambino pensa... Non sento niente, non posso permettermi di pensare che sto provando qualcosa. Sarebbe dolorosissimo, sarebbe accecante. Significherebbe che i miei genitori non mi stanno proteggendo, allora io devo credere che non sto sentendo niente. Cosa succede? Che questi diventano dei bambini molto autonomi, a volte sembrano anche più grandi dell'età che hanno. I genitori ne sono particolarmente orgogliosi, guarda come autonomo. Ovunque andiamo, basta che si mette giù e si addormenta. Gli inserimenti vanno lisci come l'olio, quando li portate neanche vi guardano, ciao, i genitori ci ridono su questo, quando li venite a prendere a volte neanche vi guardano, a volte si girano un attimo e si rimettono a fare le loro cose, non vogliono venire via dal nido, oh come sto bene a scuola, come felice, sono proprio contenta che stia a scuola così tante ore e non voglio venire a casa, ma non è sempre un buon segnale, significa che ci sono i problemi con voi. Non significa che sta benissimo a scuola, perché un bambino può anche stare tanto bene a scuola, ma quando vede i genitori vuole andare dai genitori, ok? Questo è importante che arrivi come informazione. Intanto ciao Katia, che porti a nonna il piccolo. E, quindi questi diventano dei bambini molto forti, ma... hanno anche una certa difficoltà a gestire le emozioni, possono sviluppare una certa durezza, possono anche essere quelli che poi chiedi ma cosa c'hai? Niente. Com'è andata a scuola? Tutto bene. Cioè sono dei bambini che, questo lo fanno anche per altri motivi, crescendo, però fanno molta fatica a percepire gli stati d'animo interiori e la fatica a percepire gli stati d'animo interiori porta a fatica a sviluppare empatia. L'empatia è riconosco nell'altro l'emozione, ma se io non la conosco neanche in me, ma non riusciremo a sciogliere, non riusciremo a fargliela sviluppare. Non potrà capire quello che succede negli altri se non sa quello che succede in lui. Che succede? Questi quando diventano adulti sembrano persone glaciali. Di fronte a delle emozioni forti e degli episodi importanti rimangono di pietra e uno dice mamma mia che tempra, insomma non è proprio, è che non sentono, ok? Hanno dovuto silenziare, sono, non so, mi vengono in mente degli uomini che ci, se ci sta in relazione sono molto duri, sono molto fermi, ciao Chiara, sono molto stoici, l'uomo tutto un pezzo, no, è che non si può permettere le emozioni perché cascherebbe tutto il meccanismo, andrebbe completamente in tilt, ok? Sono degli adulti che non hanno fiducia negli altri. Di base non si fidano di nessuno, ok? Fanno molta fatica ad accettare che qualcun altro possa aver ragione, fanno molta fatica ad accettare che qualcun altro possa avere la verità, fanno molta fatica ad affidarsi, perché hanno ricevuto una prima esperienza di vita che l'ha portata a pensare che il mondo, il luogo di cui io non mi posso assolutamente mi fidare. È per questo che diventano autonomi, perché non c'è nessuno per me, è l'informazione che arriva. È inutile che chiedo perché tanto non mi risponderanno. E allora io vado in giro con 18 borse alla spesa e qualcuno mi dice vuoi una mano? No. Perché non riesco a chiedere. Sono persone che fanno fatica a chiedere, sono persone che fanno fatica a stare in un gruppo, ok? Perché hanno diffidenza e la diffidenza è dettata dall'enorme paura e fanno molta fatica a dire quello che vivono interiormente. Poi arriviamo all'ultimo attaccamento. Intanto vedo che Chiara aveva scritto per rispondere del dito. Anche Anita, la mia secondogenita, succiava il dito. Dopo averne discusso con Emily in consulenza, essermi messa in ascolto i bisogni di Anita, lasciando a parte vari sensi di colpa e parlando tanto con Anita, ora non lo ciuccia più. Esatto. Se uno inizia a parlare col bambino e capisce cosa il bambino stava chiedendo, lo tolgo nel dito, non gli serve. Quindi... Ah, intanto Maria dice, quanto è terribile il metodo, non capisco perché ancora permettono di venderlo. Ancora permettono di venderlo perché fa fare una valanga di soldi. Non so veramente che villa Malibu che si è comprato Estiville con quel libro, che poi l'ha ritrattato successivamente, ma non è mai stato tolto al commercio. L'ultimo attaccamento è il disorganizzato.
Nel disorganizzato, se, ricordate, nel sicuro il bambino sente A quando risponde A, nell'ansioso ambivalente il bambino sente A, il mondo risponde ansia, nell'insicuro evitante il bambino sente A, il mondo silenzio, nel disorganizzato il bambino sente A, il mondo risponde in sanscrito, risponde in cirillico, risponde completamente in un'altra lingua, in un altro alfabeto, ok? Il bambino quindi dice: che cavolo sta succedendo? Il bambino che sviluppa questa disorganizzazione emotiva, perché è una disorganizzazione emotiva, questo attaccamento, è un bambino che è stato esposto a situazioni eccessivamente forti, tipo il bambino piangeva e la mamma a un certo punto ha detto: che palle, non ne posso più! Oppure il bambino piangeva, il padre, la madre l'hanno scosso. Cioè, è stato un bambino che si è vissuto delle reazioni spropositate, esplosive, vulcaniche, improvvise, che non avevano assolutamente una proporzione con il segnale che lui aveva emesso. Quindi questo diventa un bambino che è molto in difficoltà nella gestione emotiva. Se l'insicuro evitante piuttosto rimane zitto, fermo, gelato, il disorganizzato, quando l'emozione si alza, schizza. Il disorganizzato è il bambino che alla festa di compleanno inizia a correre come una pallina impazzita e non lo riuscite a fermare, ok? Va completamente nel pallone, va completamente in eccitazione, perché se si alza la tensione, io non riesco a capire più niente, ok? Ad esempio, questo è un bambino che sta benissimo in piccolo gruppo, in una realtà scolastica con pochi bambini, c'è cioè un bambino che deve avere un clima emotivo intorno molto stabile, molto quieto, ok? Perché se le emozioni diventano troppo forti, lui non le riesce a controllare, va in tilt. Ma quando dico in tilt, dico tanto in tilt, che è molto difficile tranquillizzarlo, ok? Sono abbastanza rari i bambini disorganizzati. Hanno vissuto di solito le cose abbastanza importanti. E una cosa che mi è venuta in mente, che mi sono scordata di dirvi, dell'inserimento dell'ansioso ambivalente. L'inserimento dell'ansioso ambivalente è un inserimento dove piange tantissimo, tantissimo, un bambino che è difficilissimo a consolare, sono inserimenti lunghissimi, perché ecco, non riesce a percepire stabilità negli adulti che ha accanto. Il bambino che ha un attaccamento disorganizzato, nell'inserimento va tutto bene. Se c'è un buon clima, tipo il bambino disorganizzato farà un buonissimo inserimento in un nido domiciliare, un bambino disorganizzato farà un pessimo inserimento all'interno di una ladoteca con i gonfiabili, la televisione accesa e tutto a palla, ok? È un bambino che di fronte a tutti questi stimoli va in tilt, non ce la fa. Arrivati a questo punto, che questo punto è la fine del nostro incontro, io mi auguro che voi abbiate provato a passare in rassegna quelli che sono gli attaccamenti che avete messo in atto, gli attaccamenti che hanno vissuto i vostri bambini, gli attaccamenti all'interno dei quali sentite che c'è più risonanza con la vostra storia personale passata, presente, di adulti e genitoriale. Su questo ci si può lavorare, ripeto, non qualsiasi cosa sia successa, qualsiasi azione o scelta educativa sia stata messa in atto quando uno magari non sapeva come comportarsi, non vi fate sensi di colpa. Ma se siete interessati a modificarla, si può fare. E al di là del libro mio che vi avevo detto prima, dove io parlo di questo, c'è un libro di Siegel, scritto Siegel, che è uno psicologo di neuroscienze, studia neuroscienze dell'Università di Los Angeles, ha scritto questo libro che si chiama Errori da non ripetere, dove anche lui li spiega molto bene, vi dà delle indicazioni. Quindi ci sono degli strumenti per andare a lavorarci sopra, ok? Un piccolo compito che vi lascio è: provate ad andare a chiedere ai vostri genitori, può succedere che in due gemelli, sì, Annalisa, non so se ti sei collegata più tardi, ma prima l'avevo detto a un certo punto, che anche nei gemelli ci sono attaccamenti diversi, perché inevitabilmente io do risposte diverse, non riesco a tutti e due la stessa risposta. Anche banalmente, chi prendo prima in braccio se piangono tutti e due, io devo fare una scelta. Com'è da adulto il bambino che ha avuto un attaccamento disorganizzato? Ah, Agnese, l'adulto che ha avuto un attaccamento disorganizzato è una bomba a orologeria. Perché
È un adulto che in situazioni stress emotivo può avere delle reazioni furiose improvvise, ok? È un adulto che può tendere a dei picchi molto molto alti e anche molto bassi. Ce l'ho con le sigle, lo sto leggendo, sì. Sono sempre più convinta che oltre al corso preparto, tutte le neomame dovrebbero fare un corso del genere, dovrebbe essere obbligatorio, sì. Io credo che tutti dovremmo avere in dotazione, ma forse quando fai 18 anni, non lo so, prendi la patente e ti viene offerto un residenziale dove per una settimana lavori solo su questo, per prepararti un po' alla vita, perché io a volte penso che già quando rimani incinta è tardi, ok? Cioè bisognerebbe arrivare al concepimento con una consapevolezza in più, e questo non vuole, ripeto, essere un giudizio verso chi non l'ha fatto, perché semplicemente noi non lo sapevamo. E ritorno al "se solo l'avessi saputo prima", noi non lo sapevamo. Ed è veramente poi amareggiante scoprire tutte queste cose e pensi, ma perché nessuno me l'ha detto? Ma perché in ospedale non me l'hanno detto? Prima ho iniziato parlando dell'ospedale, concludo con l'ospedale. Una volta avevo scritto un progetto per un bando che non avevamo vinto, ma confido che prima o poi di riuscirci. Era un progetto dove c'era tutto questo lavoro di prevenzione dentro i reparti di maternità, con la formazione obbligatoria per tutte le ostetriche, per tutte le infermiere, per tutte le ausiliari, per tutti i ginecologi. Cioè, in ospedale anche non c'è una grazia rispetto al rapporto mamma-bambino, non c'è grazia rispetto a come il bambino viene accolto. E questa cosa è grave, per me è molto grave, perché l'ostetrica che viene e ti dice "ti porto il bambino al nido così te ti riposi", non ci ha capito niente. L'ostetrica che viene e ti dà il ciuccio col glucosio non ci ha capito niente. È pericolosa sta cosa, perché tu mamma ti stai affidando, stai pensando che lei è esperta, stai pensando che lei ti sta dando le indicazioni giuste, tu ti affidi. Molti errori che noi facciamo sono proprio perché ci affidiamo e non ascoltiamo bene bene il nostro istinto. Mary dice: ma che bello sarebbe realizzare questo progetto, facciamolo. Io sapete, c'è quella cosa del "non devi dire i progetti che c'è in testa che poi te li rubano", ma magari qualcuno lo rubasse, così qualcuno lo riuscirebbe davvero a mettere in atto. Però io le dico, le spargo eventi, anche perché ho visto che continuando a dire queste cose online poi delle persone mi contattano, allora lo dico qui: se qualcuno vuole realizzare questo progetto in un ospedale, se c'è qualcuno che ha una fondazione, un bando, che vuole scrivere, che c'è un ospedale, ci vuole far entrare, facciamolo, sarebbe bellissimo, facciamolo, sì. Pensa che fare genitore venga da sé, invece comporta un enorme lavoro su se stessi. Sì, sì, sì. Facciamolo e mi rendo disponibile. Bene, Beatrice, ci serve adesso. L'ospedale in realtà l'avevo anche trovato e mi hanno detto sì, ci serve il finanziatore e poi siamo a cavallo. Quindi magari la nota agenzia, il noto negozio che dicevo prima che vende i ciucci, si può ripulire la coscienza così. Francesca, eccola. Bene, quindi se l'altra volta mi avete mandato tutte le storie dei parti, e vi ringrazio tantissimo, avete mandato delle lettere stupende, profondissime, molto commoventi. Quindi questa volta l'appello è per chi vuole realizzare questo progetto, facciamo una cordata. Se solo ti avessi conosciuto prima, Valentina. Bisognerebbe aumentare una preparazione, sì, sì, sì. Bene, ragazzi, mi fermo qui. E come l'altra volta, visto che ho lanciato questo appello, a questo punto me ne assumo la responsabilità e vi lascio la mia mail. Per chi mi manda una mail, vi arriva subito risposta una mail che si chiama "Porta pazienza", e il contenuto è "porta pazienza" rispetto alla lentezza con cui rispondo, non la velocità, perché già sbaglierei la comunicazione. Il compito a casa è: andate dai vostri genitori e fatevi raccontare quello che è successo nei vostri primi 2 anni di vita, come vi consolavano, se vi lasciavano piangere, se vi davano il ciuccio, se dormivate in camera con loro, insomma fatevi spiegare tutto quello che non vi è mai stato spiegato, che non avete chiesto. Bene, allora ci vediamo venerdì, perché questo era un recupero, di solito sono i venerdì, e grazie a tutti per la partecipazione. Ciao! Thank you.